Bene, io chiederei al professor Venosi invece di staccare dopo questi primi tre interventi che sono stati tutti legati agli aspetti più sanitari, e invece chiederei ad Erasmo, che è un amico di questa città, un amico del nostro giornale perché anche scrive degli articoli per Cosmopolis, sono sempre articoli molto illuminanti, di raccontare un po' quella che è la situazione tarantina anche rispetto alle possibilità di avviare delle opere di bonifica con le risorse economico-finanziarie che non sono state utilizzate. E quindi anche un ragionamento in termini di prospettive, considerato che oggi sulla questione Ilva la discussione verte proprio sulle capacità e sulle capienze finanziarie per poter operare degli interventi di ambientalizzazione. Grazie. Molte foto, cioè, prendi un po' di tempo perché sono... Buongiorno a tutti. Prima che si veda la prima slide, io sono rimasto angosciato dall'apprendere questi dati, eppure sono 2 anni che seguo altri 2 oncologi, il professor Tarro e il professor Giordano, che hanno redatto uno studio epidemiologico, o meglio aggiornato, sull'incidenza delle neoplasie in Campania, in particolare nella terra dei fuochi. E stasera alle 17 a Caserta ci sarà un altro incontro al quale parteciperò, ma sono rimasto particolarmente colpito dai dati forniti sull'incidenza. Mi sembra senza infingimenti una strage da, che non può non suscitare inquietudine, ma anche rabbia, e interrogarsi soprattutto sulle probabili motivazioni che consolidano questo atteggiamento di insensibilità, se volete istituzionale, o insensibilità di chi per competenza, per dovere di istituto, dovrebbe intervenire. Io su questo aspetto però rileverei anche, non so se parlare di insensibilità delle istituzioni o di scarso bilanciamento tra diritti fondamentali. Un diritto che viene prima degli stati, un diritto naturale, che è quello della salute, rispetto a un diritto di cittadinanza, che è la tutela della impresa che produce benessere e che produce occupazione. Io dei riscontri, diciamo, su questa insensibilità li ravvedo già in alcuni segnali. Il primo è che quando è stata fatta la modifica della Costituzione, il titolo quinto, l'ambiente che è stato oggetto di revisione costituzionale, sempre penso alla Germania, all'Austria, alla Spagna, l'ambiente è stato messo tra i principi costituzionali. L'articolo 117 novellato nella nostra Costituzione, l'ambiente lo mette in termini di ripartizione di competenze. Tu Stato fai questo e tu Regione fai quest'altro. Addirittura nella ripartizione delle competenze l'ambiente è all'ultimo posto. È importante questo, lo è, perché metterlo tra i principi costituzionali equivale a impedire al potere pro tempore che interviene di modificare e stravolgere le legislazioni, nelle norme di tutela ambientale. L'ulteriore segnale però della scarsa sensibilità lo rilevo leggendo la Gazzetta Ufficiale del novembre del 2001, quando viene identificato come seconda causa di decessi da tumore polmonare il radon. Il radon è un gas, radioattivo, deriva dal decadimento di un elemento radioattivo, l'uranio e il torio.
Il radon è anche all'interno del decadimento quando si usa il carbone, anche se in tracce l'uranio, perché poi sono moltissime le tonnellate, alla fin fine il radon, che ha una sua rilevanza, però che ha una vita di 3 giorni, ma sono i suoi successivi figli che preoccupano, il polonio e il piombo 210, i quali elementi producono delle neoplasie gravissime, quelle polmonari soprattutto. Nella Gazzetta del novembre 2001 c'era scritto che le morti riconducibili ad esposizione al radon variavano tra 1.500 e 6.000. Poi si è assunto un valore centrale di 3.000 decessi. Ma fino ad oggi il decisore pubblico su questa strage silenziosa del radon, che si potrebbe contenere fornendo delle linee guida, in pratica bisogna evitare la concentrazione di questo gas all'interno degli ambienti, non ha praticamente fatto nulla, pur avendo nominato una commissione come prevedeva la legge istitutiva. Le altre due considerazioni le faccio valutando e facendo delle considerazioni su quanto ha detto la dottoressa prima, sulla questione delle diossine. Non si capisce come mai in questo paese, per esempio, il limite di esposizione è rimasto un decimilionesimo di grammo per metro cubo, quando invece diciamo la tendenza è di 4-10 miliardesimi di grammi per metro cubo, quindi con una incidenza un valore 25 volte più grande, ed è lì, all'interno della norma. La terza considerazione la faccio sulla questione delle polveri e sui limiti di esposizione. Sembra che sia una banalità, si dà il limite e si dice se per un metro cubo non supera X sei a posto, ma manco per nulla, perché all'interno di quella, diciamo, quell'insieme di polveri ce ne sono alcune che si chiamano nanopolveri e anche nanoparticelle, che sono miliardesimi di metro, che hanno una loro pericolosità notevole. E poiché i bambini qua sanno che il peso varia di una sfera, varia con il cubo del diametro, bene, allora vuol dire che la particella PM10 inciderà per 1.000 e la nanoparticella inciderà per 1. Allora, cosa voglio dire? Se io ho 1.000 particelle, 200 da PM10 e 800 nanoparticelle, quando vado a pesare, le nanoparticelle, che sono 800, peseranno per 800. Invece le PM10, che sono 200, peseranno per 200.000, dicendomi che il limite è rispettato, però è un'incidenza devastante, fortissima, della nanoparticella. Questo per dirvi l'approccio che c'è rispetto a questa strage silenziosa. È un approccio irresponsabile, è un approccio eticamente, o se volete moralmente, riprovevole, che scambia tutela della salute, sostenibilità ambientale, con un benessere che poi sicuramente ha la sua rilevanza, sicuramente che pone problemi, ma che sicuramente va gestito e può essere gestito come è stato fatto in altri luoghi. Se per cortesia vado avanti, prego, quando sforo avverti a 5-10 io ho preso il quadro del Goya, il sonno della ragione genera mostri. Io non so se nel nostro caso questa strage il sonno è un sonno della ragione o sono altri sonni
che ci spacciano come sono giorno, che io presumo che ci sia anche consapevolezza tra questo scambio, tra questo biocidio e invece il perseguimento di livelli di interesse e di remunerazione di capitali investiti di ben alta rilevanza. Se vai avanti, ecco, questo era l'articolo 117 innovato. Vedete? L'ambiente EAS è l'ultimo. Questo ha riscontro di quanto vi ho detto prima. L'ambiente, ma non è per questo, non è un limite culturale, è una scelta consapevole. Avanti, per favore. Beh, questa è una cronistoria che sapete tutti, insomma, l'emergenza di Taranto è dal 90, i piani di risanamento di Taranto sono dagli anni 95, ha partecipato anche Enea. Non si può andare a dire oggi, dopo 25 anni di impatti cumulati, perché qui non bisogna guardare unicamente l'atmosfera, qui guardate l'impatto cumulato su tutte le matrici ambientali, sul terreno, l'impatto idrico, la veicolazione all'interno del sistema alimentare. La dottoressa prima, il riferimento alla diossina, è come dire, si accumula, diciamo, è un elemento che si bioaccumula, però si biomagnifica, cioè salendo nella catena trofica si potenzia. Allora, questi sono, diciamo, gli elementi di riferimento. Taranto ha dal 1990 accumulato sul proprio territorio una marea di macro e micro inquinanti che probabilmente sono entrati anche nella catena alimentare e che bisognerebbe fare un piano di monitoraggio straordinario di tutto il territorio per, diciamo, ricondurlo a quella che sono i livelli di sostenibilità e di compatibilità biosanitaria. Per favore, avanti. Sì, sono tutti vari provvedimenti, c'è addirittura un accordo di programma per il progetto SIMACE, che è quello che viene utilizzato a Porto Marghera, doveva essere utilizzato anche qui, ma poi, come le nostre cose succedono, abortiscono. Avanti. Avanti ancora. Sulla questione delle bonifiche. Quindi, alla fin fine, se gli effetti sono questi, uno deve interrogarsi, ma quali sono i limiti, oltre che culturali, che hanno prodotto, diciamo, questo atteggiamento, diciamo, di scarso intervento? Beh, un limite finanziario. Un limite finanziario prodotto da questa Europa che nel Trattato di Maastricht, nel Trattato di Amsterdam e adesso in questo di Lisbona fa riferimento a quattro principi. Il principio di precauzione, il principio di prevenzione, il principio di chi inquina paga e il principio di prevenire i danni alla fonte, e istituisce gli strumenti per evitare questo, che si chiama valutazione ambientale strategica, che si chiama valutazione di impatto ambientale, che si chiama autorizzazione integrata ambientale. Allora, questi sono gli strumenti, però questa è l'enunciazione, diciamo, e il riscontro all'interno del trattato. Poi viene la questione dei soldi. La questione dei soldi rimanda poi a limiti posti alle regioni col famoso patto di stabilità interno, che impedisce di spendere soldi perché va nel computo del bilancio regionale. E quindi anche nel momento in cui si hanno delle risorse, poi vedremo che non è così, o è parzialmente vero, si hanno delle risorse, c'è il famoso numeretto che complessivamente dice che il tuo disavanzo non deve essere il 3% oltre il PIL, momentaneamente, perché poi è stato costituzionalizzato il pareggio di bilancio, modificando l'articolo 81, e ti dicono che in 20 anni
il tuo debito non deve eccedere il 60% della ricchezza che tu stai producendo. Avanti per favore. Avanti ancora. Queste sono le procedure di infrazione. Questa è della Camera dei Deputati del settembre di quest'anno. Procedura di infrazione per le inadempienze sulla valorizzazione integrata ambientale e procedura di infrazione per quanto riguarda il recepimento della direttiva sul danno ambientale. Ma chi paga questi soldi e quanto sono le multe che poi la Corte Europea di Giustizia emette? Ci sono delle multe che sono forfettarie e che sono 90 milioni di euro. Poi ci sono altre multe a sanzione per mancato adeguamento rispetto al dispositivo della sentenza che variano tra 23.000 e 95.000 euro al giorno. Chi paga? Non paga nessuno. E sapete perché non paga nessuno? Perché il ruolo della Corte dei Conti è un ruolo imbalsamato. Noi ci troviamo nella condizione che c'è un articolo, quasi si modifica il titolo quinto, si modificano altri aspetti della Carta Costituzionale, ma non si moltiplica l'articolo 100, dove la Corte dei Conti agisce solo a danno fatto. Voi capite che c'è una sorta di circolarità della responsabilità e i danni finanziari sono traslati direttamente sul bilancio e sulla finanza pubblica, quando potrebbero essere, avere un'azione anticiclica in momenti di crisi o di deflazione del ciclo economico, o addirittura intervenire per bonificare e annullare o contenere le devastazioni di vite che abbiamo sentito prima. Dopo, vai avanti perché... Ancora l'altra. Voi sapete che a settembre la UE ha aperto procedure di infrazione su Ilva, lo sapete, no? Ancora. Se lo zoom, per favore. Questo è l'indagine fatta dalla Commissione del Parlamento italiano sulle bonifiche dei siti ambientali contaminati. Beh, lì potete vedere per regioni che la Puglia praticamente ha zero bonifiche fatte. Ai sensi di questa indagine, poi invece dall'annuario dell'ISPRA vediamo che sui siti bonificati sono 4. Vai alla successiva, per favore. Se puoi ingrandirla questa. E ci sto provando. E se no vai avanti. Comunque l'ho detto a voce, vai avanti, queste sono cose più importanti. Ecco, qui volevo farvi vedere come le regioni, diciamo, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia e le province autonome hanno utilizzato cofinanziamenti governativi per fare le politiche ambientali. Mentre, come potete vedere, tutte le altre regioni, e in particolare le regioni dell'area della convergenza, non hanno fatto assolutamente nulla in termini di bonifica e di interventi attivi. La successiva. Questa è la delibera della Corte dei Conti, vedete, del 23 dicembre 2013. È una delibera che fa l'analisi dell'uso dei fondi strutturali delle regioni italiane, la successiva. Qui potete vedere che c'è, diciamo, a questa, se voglio ingrandirla, vabbè, praticamente qui sono i versamenti e qui sono le allocazioni, i soldi che tornano indietro. Beh, tra il 2007 e il 2013 noi abbiamo un saldo negativo cumulato di quasi 35 miliardi di euro. Allora, uno Stato che cresce mediamente dello 0,65% del PIL all'anno, che ha tra i 15 e i 29 anni il 45%
di tutta la popolazione giovane che è disoccupata e che non riesce a utilizzare 35 miliardi di euro, cioè ne versa di più rispetto a quanto ne prende, per un ammontare pari a 35 miliardi di euro. Ma succede? Anche l'altra, ancora l'altra. Ecco, qui potete vedere anche l'impegno delle regioni. Per esempio la Campania, 1 miliardo e 18, ne utilizza il 43% e paga per un quarto. La Puglia a questa entità allocata ne programma il 50, quindi ne usa la metà, e ne paga per il 35%. A cosa servono questi dati? Questi dati servono unicamente a valutare questa differenza che c'è tra una percezione di gravità e lo strumento finanziario che esiste, e l'incapacità o impossibilità o vischiosità anche di norme sovraordinate, come quelle comunitarie, a utilizzare risorse nostre per incidere e modificare realtà devastanti sul piano biologico, sul piano sanitario, con un contributo di vite umane rilevantissimo. Successiva? Per favore, la successiva. Questa è un'indagine. Voi sapete che questo Stato ha selezionato delle opere strategiche, dicendo: io farò tanta ferrovia al nord, tanta al sud, farò i rigassificatori, farò l'oleodotto, farò il metanodotto e via dicendo. Successiva. Qui questa è un'indagine del gennaio 2014. Ecco. Questa è la ripartizione dei costi e dei finanziamenti. Voglio evidenziare questo iato, questa diversità, questa iniqua ripartizione delle risorse anche rispetto a problemi rilevanti come questo. Prego? A Salvini la deve fatto vedere. Salvini non lo cataloghiamo tra i soggetti che possono interferire. Una torta, diciamo. È una cattiveria mia. No, è una condivisa. Alla successiva. Ancora? Sì, vai avanti. Ancora avanti, però. Sul mio venivano benissimo. Ecco, questo è l'articolo 119 della Costituzione che è stato modificato quando il titolo quinto è stato emendato. Io voglio farvi vedere una cosa. Lo Stato destina risorse aggiuntive ed effetto interventi speciali in favore di determinate regioni e via dicendo. Questo è da prima il vecchio articolo 119, invece di fare un discorso generale, faceva un discorso solo legato al Mezzogiorno. Allora lo Stato dovrebbe allocare risorse aggiuntive per andare a rimuovere gap infrastrutturali, gap sociali e gap ambientali. Bene. Abbiamo visto che non solo lo Stato sostituisce l'intervento ordinario con l'addizionalità dei fondi strutturali, ma che poi, o per questioni burocratiche o per vischiosità di norme europee riguardante i parametri macroeconomici e rispetto dei limiti di indebitamento e di debito, pur in presenza di devastazione ambientale e di morte, non si riesce a intervenire. Successiva. Questa è la copertina, è un articolo dell'Economist del 23 luglio dello scorso anno e riguarda la redditività dell'acciaio in Europa, e dove ci dice che lo scorso anno sono state prodotte qualcosa come 1,21 miliardi di tonnellate di acciaio. L'Europa ne ha prodotto 243, la Germania 46, l'Italia 27, e che in Europa c'è una sovracapacità produttiva di 50 milioni di tonnellate.
Rispetto a questo dato, se vai un po' su, ci dovrebbe essere, ecco, là, eccola qua. Wolfgang Geder è il presidente dell'associazione, diciamo, europea dei produttori di acciaio. Ed è lui che fa queste dichiarazioni. La redditività è bassissima. Gli investimenti è difficile fare, anche aggiunge, per effetto delle normative ambientali, soprattutto in termini di emissioni del biossido di carbonio. La scorsa settimana la Commissione europea ha licenziato il nuovo pacchetto energia-clima. Al 2030 i tagli di biossido di carbonio dovranno essere pari al 40%. Tu puoi pure non farlo il taglio, però devi comprarti sulla borsa di interscambio delle contrattazioni di tonnellate di CO2 le tonnellate che tu produci sforando. Quindi voi capite che c'è un problema prospettico di redditività, c'è un problema di sovrapproduzione della capacità installata, c'è un dumping ambientale, sociale e valutario della Cina, che è leader in questi settori, ne produce il 48%. Arriviamo all'assurdo che, pur in presenza di un saldo positivo della Cina nell'interscambio con l'Europa, lo yuan si deprezza rispetto all'euro, quindi peggiorando ulteriormente le capacità di esportazione dell'economia europea. Avanti ancora. Questo è l'ultimo rapporto dello Svimez sull'economia meridionale, dove potete vedere il disastro che ha prodotto questa crisi, diciamo il disastro che è intervenuto negli ultimi 10 anni e che non solo ha comportato dei bassi tassi di incremento del prodotto interno lordo, ma ha portato tassi di disoccupazione che vediamo nella slide successiva. Vincenzo, sto sforando, dimmi che pensi. Questo è il tasso, questa è la contrazione cumulata della ricchezza per esempio prodotta nel Mezzogiorno. Vedete? C'è un meno 10,1% rispetto a un dato che è quasi la metà e rispetto a un dato medio italiano del 6,9%. Vediamo per favore il successivo, la successione. E questa è la disordine. Questa, vedete le famiglie meridionali rispetto a questa situazione, dov'è che vanno ad agire? Sugli alimentari, sul vestiario, praticamente una crisi devastante che produce questi effetti in presenza del congelamento di risorse fondamentali che potrebbero innescare uno sviluppo e, come dire, bonificare aree restituendole ai propri cittadini e limitando quel costo sanitario che è uno dei parametri fondamentali, per esempio, dell'attuale spending review. La successiva, per favore. Questi sono il PIL nelle varie regioni, come potete vedere, diciamo la Puglia, tra le regioni meridionali, diciamo, si difende, comunque c'è un valore negativo che è rilevante, consistente. Successiva. Questo è il dato che è simmetrico, si riconnetta al dato dei decessi. Il capitale umano, i giovani che vanno via dal Mezzogiorno, 1.427.000, ne sono orientati 780.000, il saldo migratorio di 647.000 unità, il 25% di questo sono giovani laureati, giovani che sono stati, diciamo, la cui formazione è gravata costantemente sulla finanza pubblica, sulle tasse dei cittadini e che disperdiamo come immenso patrimonio. La successiva. Un altro dato è che l'anno scorso, per la terza volta, il saldo tra morti e vivi è a favore dei morti. La prima volta è stata nel 1867.
perché la famosa Unità d'Italia ne aveva fatti pure tantissimi. La seconda volta è stata nel 1919, c'era l'epidemia della spagnola, e la terza volta è adesso, per motivazioni che è facile e comprensibile comprendere. Vai avanti perché devo far vedere, ancora avanti. Ci sono 30 miliardi di fondi vecchi da poter spendere soprattutto sulle questioni ambientali, sulla riconversione energetica e sulla sostenibilità ambientale. C'è una nuova programmazione comunitaria 2014-2020 che mette a disposizione altre risorse. Si tratta quindi a questo punto di andare a pensare un grande piano di riconversione produttiva, guardando alle implicazioni sociali, alle implicazioni ecologiche e alle implicazioni economiche. C'è un'Europa che vuole che il modello energetico sia modificato. Sono delle grandi balle che l'America possa dare attraverso lo shale gas sostituire l'interscambio con la Russia. L'Europa importa 514 miliardi di tonnellate di metano, di metri cubi di metano. 189 derivano dalla Russia. L'America ha un solo, e poi lo shale gas bisogna liquefarlo, ridurlo di volume per poterlo esportare. L'America ha un solo impianto di liquefazione, si trova in Alaska, e ha una capacità di esportazione di 10 miliardi di metri cubi. Ne ha 5 autorizzati, ma solo uno in costruzione, ai confini con il Messico, e che ha una capacità di esportazione di 28 miliardi di metri cubi. Quindi la riconversione ecologica, la modificazione del modello energetico fondato sulle fonti fossili può innescare soprattutto in questi territori un ciclo di sviluppo autopropulsivo che mai come in questo momento le regioni meridionali hanno, insieme a un altro settore, che è il settore strategico di questo millennio, che è il settore agroalimentare. Perché? Incremento demografico, desertificazione, bassa redditività dei suoli dovuta al riscaldamento globale e ricerca della qualità alimentare da parte dei cittadini dell'Occidente, rilanciano e pongono come centrale questo settore, e che storicamente è una delle vocazioni fondamentali del Mezzogiorno. Non so se ce n'è altre. Ancora. No, una proposta che potreste, io credo moltissimo nei comitati, voi avete dato una dimostrazione di una democrazia dal basso che è straordinaria, che è notevole. Io vi suggerisco di utilizzare la norma del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, è una innovazione introdotta col Trattato di Lisbona ed è la proposta, si chiama proposta dei cittadini d'Europa. In pratica bisogna raccogliere 1 milione di firme, però facendo riferimento a 7 partner, quindi Taranto potrebbe essere il paradigma della sostenibilità ambientale, e che attraverso la raccolta di queste firme e interessando altre partner di altri stati europei, per un'Europa sociale, dei cittadini, della sostenibilità, e che si ponga in un rapporto non di sudditanza rispetto alle oligarchie burocratiche e finanziarie, ma che si doti di una sua autopropulsività, che azzeri e minimizza i costi e i danni ambientali, ma soprattutto il grande contributo di vite umane che questa Europa sta pagando a uno sviluppo che ha ragion ben veduta e solamente di tipo finanziario.